tutti abbiamo investito nell'innovazione tecnologica, quindi io e abbiamo vinto perché siamo diventati colori anche qui in Puglia. Perché abbiamo vinto la sfida? Perché abbiamo vinto? Ha tentato di violentarla sempre, è venuto in Puglia l'altro giorno, è andato nei luoghi purtroppo attraversati dalla xylella e ha detto: difendo io l'olio pugliese dall'importazione di olio tunisino, senza accorgersi che quel trattato che introduce qualche migliaia di tonnellate di olio tunisino fu firmato da Berlusconi e da Maroni, ministro degli interni allora. Trovo particolare fastidio. Dario Stefano, candidato del PD, credo nel plurinominale, proporzionale alla Camera. Al Senato. È stato assessore all'agricoltura nell'amministrazione Vendola regionale. Lei conosce molto bene la realtà agricola locale, è venuto un sacco di volte che Rutigliano ad affrontare le questioni dell'agricoltura. Uno dei problemi grandi dell'agricoltura locale, un comparto molto, molto importante come quello dell'uva da tavola, è la concorrenza, cioè gli agricoltori lamentano questa concorrenza spietata che arriva dai paesi del Mediterraneo sul mercato internazionale, dovuta ai bassissimi costi di produzione di quei paesi rispetto a quelli attuali. Cioè, qual è la vostra proposta per risolvere in qualche modo questo problema e agevolare gli agricoltori italiani? La nostra proposta è quella di continuare il lavoro che abbiamo fatto in questi anni sul tema della tracciabilità, perché la nostra peculiarità, la nostra autoctonia ci rende più competitivi se noi siamo in grado di tracciare il prodotto, di renderlo evidente, di consegnare al consumatore la scelta tra un prodotto che sia realmente pugliese e che quindi benefici della nostra cultura produttiva, della nostra capacità di produrre qualità, e un prodotto invece scadente. È chiaro che è una cosa che noi dobbiamo fare in Europa, con l'Europa, così come abbiamo già fatto per la filiera del grano, così come abbiamo già fatto per alcune filiere produttive importanti, ma ce la faremo perché completeremo questa piattaforma di proposte avviate in questa legislatura, tanto da impegnarci, già impegnati, a portare il nostro export a 50 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Abbiamo raggiunto la vetta dei 40, puntiamo ai 50, forti di questa nostra idea di identità e di promozione.